buonasera a tutti. Buonasera e grazie, devo dire, sono molto emozionato perché è la prima volta che parlo davanti alla gente di San Mazzaro. Sono stato abituato a farle in altre occasioni, ma vi dico la verità, è una emozione che non ho mai provato in vita mia. Bene, ringrazio tutti ovviamente, ringrazio in modo particolare il nostro sindaco, architetto De Battista, che ci ha onorato con la sua presenza. Mi dispiace di non avere altre personalità politiche da presentarvi. Comunque, volevo dirvi che sono Giovanni Maggi. Sono cresciuto in Corte di Viola e fai al Fiedre la Rosa. Andavo a far bagno al Ponte Prey e al Canarò e giocavo con i fiori della Ceclena, del Quartier e a Dre la Costa. Andavo a passare la Biragatta, andavo a passare la Riesse, andavo a scuola a San Chiesa delle Cesare. E no, chi vedrei di persone importanti, i politici li stiamo per seguire. Perché credo che le persone importanti, che siano davanti da noi, e si pianta. Sono uno dei giovani che ha lasciato il suo paese un po' di anni fa per cercare di fare un po' di strada nella propria vita, ma come ha detto qualcuno nelle sere precedenti, a San Lazzaro ci lascia il cuore e io il cuore ce l'ho lasciato. Qui ho tutti i miei parenti, tutti i miei amici e sono sempre tornato perché è il paese dove sono nato, è il paese dove ho vissuto gli anni più belli della mia vita. E di conseguenza in questo paese voglio tornare oggi per cercare di fare qualche cosa di buono. Adesso vorrei lasciare la parola a Valentina Pini che cercherà di farvi capire quali sono un po' i principi che ci hanno guidato, cercherà di dirvi qual è il pensiero di Aria Nuova. Buonasera, ringrazio tutti anch'io per essere intervenuti alla presentazione della lista civica Aria Nuova. Perché ho deciso di schierarmi con Aria Nuova? Perché avverto la necessità di fare qualcosa di utile per San Mazzaro, il paese in cui vivo la maggior parte della mia vita sociale e il paese a cui sono debito. La situazione di degrado in cui il paese è stato lasciato scivolare merita da parte di chi ha la volontà di mettersi in gioco, uno sforzo che consenta di invertire la rotta per far diventare San Mazzaro una città diversa, più bella e con servizi più agevolati. Poiché sono una persona pienamente libera, abituata a decidere con la propria testa e non disposta ad accettare condizionamenti da parte di alcuni, ho condiviso con grande entusiasmo il progetto di Aria Nuova, che mi sta portando a vivere un cammino impegnativo ma molto motivante insieme ad altri compagni che la pensano come me. Vorrei allora leggervi dalla nostra brochure qual è la nostra filosofia che ci guida. Chi siamo e cosa vogliamo per San Mazzaro? Siamo un gruppo di sannazzaresi che amano il loro paese, rappresentativi di vari strati sociali che hanno dimostrato dedizione al proprio lavoro, onestà e competenza professionale. Abbiamo costituito questa lista civica ed apartitica per avere la libertà di prendere decisioni esclusivamente nell'interesse della nostra città, senza subire condizionamenti né delle direzioni dei partiti né dei grandi gruppi industriali presenti sul territorio. Il nostro unico scopo è quello di rilanciare San Mazzaro per farne il fiore all'occhiello della Lomellina.
Da almeno 30 anni siamo governati dalle solite facce e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Noi vogliamo spezzare le logiche del passato per poter far sì che Sannazzaro acquisisca quel ruolo di prevalenza che gli spetta e diventi veramente una città nuova, libera, florida, serena e sicura. Per questo proponiamo come sindaco Giovanni Maggi, un candidato che, al di là delle qualità umane e professionali, è veramente al di sopra delle parti, siano esse partiti, siano esse gruppi industriali. La nostra priorità per Sannazzaro sono sicurezza, soldi, salute e ambiente, con sviluppo, servizi, strutture. Vogliamo che Giovanni Maggi sia sindaco di Sannazzaro, perché sappiamo che è la persona giusta per risolvere i problemi della nostra città ed è la persona che può farla diventare un esempio per tutti i paesi della Lomellina. Giovanni Maggi, in quasi 40 anni di attività aziendale, ha acquisito una solida esperienza nel gestire le risorse sia umane che economiche. Tutta la sua carriera professionale ruota attorno alla grande industria privata. All'inizio del suo percorso alla KZO a Sannazzaro come direttore. Successivamente ha ricoperto il ruolo di direttore commerciale nel settore farmaceutico veterinario. Negli ultimi 10 anni di attività aziendale, fra Milano e Roma, si è occupato di ristrutturare e condurre 2 aziende italiane appartenenti ad un gruppo olandese. Siamo sicuri quindi che Giovanni Maggi ha la caratteristica indispensabile per essere sindaco di Sannazzaro, quella di organizzare e motivare le persone e quella negoziale. La capacità negoziale che richiede forza, determinazione e libertà intellettuale per potersi confrontare in modo opportuno con il grande gruppo dei beni, che in modo così importante condiziona la vita del paese al fine di ottenere tutti i vantaggi che i cittadini hanno diritto. Passo la parola al candidato sindaco. Allora, adesso per così aiutarvi a capire un pochino di più anche qual è stata, diciamo, la filosofia di partenza e le caratteristiche che abbiamo richiesto a quelli che sono tutti i nostri ragazzi candidati consiglieri. Andrea, prego. Ecco qua. Ciascuna delle persone che vedete sedute intorno a questo tavolo è stata valutata in virtù di questi elementi. Nessuno di loro è stato attivista di partito, nessuno di loro è mai stato fra gli amministratori del comune di Sannazzaro, non sono ovviamente parte del consiglio dell'attuale consiglio del comune, perché riteniamo che sia nella parte di maggioranza che ha governato fino ad oggi, lasciando il paese nella situazione che tutti conoscete, sia nella parte della minoranza, che in realtà ha prodotto una minoranza abbastanza inconsistente, non si potessero trovare le caratteristiche che ci interessavano. Abbiamo detto anche no a dipendenti posizionabili, dipendenti di qualsiasi tipo di azienda, ovviamente, ma il riferimento può apparire anche abbastanza scontato, soprattutto se avessero ricoperto ruoli di un certo tipo, avrebbero potuto trovarsi sicuramente in condizioni di conflitto di interessi. Ovviamente sono tutte persone, abbiamo cercato persone che fossero persone che hanno svolto in modo degno la loro attività lavorativa a qualsiasi livello e in tutti i campi senza nessuna limitazione e che avessero portato avanti di conseguenza con una volontà e con risultati concreti la propria attività.